Ciao, buon pomeriggio a tutti dalla Sirena. Come state? Tutte bene? Ma così così. Speriamo, questa quarantena come faccio? Speriamo tutto bene prima. Voglio salutare una signora che si chiama Antonella, che vive a Roma, la sorella di Erminia. Ciao Antonella, ciao. Mangi t'anduja, capito? E un saluto a Sulemare e un saluto a Paolo, il mio caro amico Paolo. Tanti saluti a voi, voglio bene. E non lo so, sta quarantena. Io dicerei a meglio, sì, muovene, pulita pulita, speriamo muovene e mo passa, non mo tornerei mai più. Ma vediamo sta quarantena. Questa quarantena che facciamo, stiamo facendo sacrifici per tutti i cristiani, mo lavorano, poveri cristiani che hanno del bisogno. Abbiamo tutti del bisogno, non è solo uno, tutto il mondo, tutto il mondo. Ma vediamo come va, speriamo sempre al Signore e preghiamo sempre a Gesù. Muovene, buona e non mu torna mai più. Però staci tu attenti, staci tu attenti, che l'urso tatana disse, aspettate sta quarantana, rispondi chio, attenta chio, non abbassare mai la guardia, figlioli, non pensiamo sulle esordi, pensiamo alla salute, pensiamo a Dio, non viene con una cosa, ca, come repariamo? Non c'è niente, quattro pedi di medici, di chi se di chi. Come si faccia? Io prego, Signore, per tutti voi. Non mi succede mai niente. Che voglio tutti bene. Prego, prego per voi. Non vi preoccupate che prego per voi. Per tutto il mondo, non solo per Giuseppe, per tutti. Perché siamo tutti umani. E speriamo tutto bene. Io vi auguro con tutto il cuore. Mo passa, mo apri tutti i negozi, mo si aprono tutti i strati. Mo ne scemo e mo ti volemo bene, mo ti volemo bene. Non mo parliamo di qua e di là, sempre bene. Co, il Signore vuole queste cose, il Signore vuole cose buone, belle. E mo ti volemo bene, mo ti aiutiamo uno con l'altro. Non abbiamo, diciamo, ah, chi aveva di più, chi aveva di meno. Siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali, siamo tutti cristiani. Perché è così. Non guardiamo chi aveva i scarpi più belli, chi aveva di marca. Ma accontentiamo di puro senza marca. Io, vedete, stamattina avevo in mente di plantare e non l'avevo i plantari. Pigliavo due assorbenti e mi mise su tutte le scarpe. Chi c'è? Chi c'è di male? No, non c'è niente di male. Una basta che faccio le cose pulite. Con onestà. E ti ha zippato l'assorbente che beh, puliti. Se cacci, se vince con lo strappo, vedete? Beh, puliti. Ecco qua. Chi c'è di male? Chi c'è di male che una visita? L'assorbente nel tuo scarpo. E così mu cangio. E vai avanti così. È tutto ok. Amo da arranciamo ben puliti. Perché si vede qui è? Non è che una che con luce è oro. Non pari di plantare, vengono 20 euro. Una poteva ci staccate a plantare 20 euro. Non pacco d'assorbente per 1 euro, 20 chili. E ti canci, quando te raccogli, ti canci. Chiude così. Figlio lei, non vede con niente. Io ve lo dico perché sono una che capisco com'è la situazione, come sui famigli. C'è assai difficoltà ante i famigli. Non mi credete, di tutti, cominciando di me. Io vi saluto, mando un bacio, voglio tutto bene. E speriamo, Signore, tutto bene. E mo ne uscito tutti fuori. Mo vendite, mo guadagnate soldi, mo lavorate, un divenne una bella imbernata.